Utilizzo di fanghi contenenti idrocarburi. Dopo le polemiche, la maggioranza in comune a Mortara prova a fare chiarezza. L'ultimo consiglio comunale era stato caratterizzato da una mozione presentata dal consigliere di Rifondazione Giuseppe Abbà, con la quale si chiedeva alla regione di rivedere la nuova normativa sullo spandimento di fanghi per l'agricoltura contenenti idrocarburi, che fissa limiti talmente alti da liberalizzare di fatto il settore. Una proposta che la Lega volle modificare inserendo la clausola di uno studio scientifico che potesse definire quali potrebbero essere i limiti corretti, cambiando così il testo di Abbà. Questi però ritenne il nuovo documento troppo morbido nei confronti della regione e per questo l'accordo non si trovò. Abbà, ospite di Telepavia, affermò in seguito che la Lega mortarese, per evitare di contestare i compagni di partito alla guida del Pirellone, si era rifiutata di prendere posizione su un tema ambientale molto sentito dalla popolazione. Ora, dalla maggioranza in consiglio comunale arriva una controproposta che andrà in discussione giovedì sera. Il Consiglio Comunale c'è stata un po' di confusione e anche un po' di strumentalizzazione, secondo me. Quello che proponiamo adesso e che andrà in aula consigliare giovedì è una mozione che semplicemente avevamo anche cercato di proporre l'altra volta modificando la mozione del consigliere Abbà, in cui in pratica impegniamo il sindaco e la giunta a farsi promotore presso Regione Lombardia, quindi andare a parlare con l'assessorato all'ambiente chiedendo di ovviamente ridurre il limite degli idrocarburi nei fanghi, ma sulla base di uno studio fatto magari da ARPA, da ISPRA, dalle università lombarde, in modo poi da trovare un limite che possa essere congruo e sostenibile per appunto lo spandimento dei fanghi in agricoltura.